90. Raccontateci di quella volta che avreste fatto meglio ad andarvene prima. Giuseppina da Brescia. Geppi, ciao. Ciao. Ciao Giuseppina da Brescia, quanti anni hai? Allora, ti faccio la scheda, 44 anni. La spiega, ma perché parli come una sedicenne se hai 44 anni? Mi fa la Lombardia spiega. Si dice spiega anche, non come dire tipo raga. Dammi qualcosa una con spiega. Cui sventolarmi che sono molto accaldata. Attenzione che è di metallo. Allora, fammi la spiega, dai raga. Allora, 44 anni, single e con un gatto di nome Oracolo. Che la tristezza più totale, non potevi descriverla in maniera più minuziosa. Hai anche gli occhiali? Ho anche gli occhiali, sì, con la montatura bianca. Ah, non in tartaruga, pensavo più in tartaruga. Vuoi salutare i miei ospiti, Giuseppina da Brescia? Cosa fai nella vita? E allora, sono bassa manovalanza all'ospedale. Vabbè, ma cosa vuol dire? Non è, perché ti butti giù così? Ma che mi butto giù? Cioè, bassa manovalanza è comunque lavoro, no? Sì, è comunque serena. Lavoro. Sei serena. Sei serena, diciamo. Molto, molto serena, molto. Sì, sì. Sì, sì, infatti ha chiamato il gatto Oracolo così in un afflato di estrema serenità. Comunque. No, così mi dà, così mi risolvi i quesiti della vita, Geppi. Ah, vedi, è talmente serena, pensa che il suo gatto le risolve i quesiti della vita. Parli col tuo sì. gatto? No, proprio come la più delle volte gli chiedo le cose, però devo dirti che la maggior parte delle volte io guardo lui e lui guarda me e la cosa si esaurisce così. Ma è stranissimo questo, quindi non risponde. Pietrangelo, tu hai dei piccoli animali domestici? Non ho sì, capito, ma sono Geppi. Liberi in campagna, non chiusi in casa. Ah, tu li tieni, hai una campagna di fronte a te. Alessandro, hai degli animali? No, ho un potus. Che è sto potus? Guarda, è una pianta, il potus è una pianta di quelle che si comprano al supermercato, una delle più tristanzuole. Ecco, allora, regala la Giuseppina da Brescia che sta per raccontarci di quella volta che avrebbe fatto meglio ad andarsene prima. Vai Giuseppina. Esattamente, allora, ad una funzione religiosa chiamata sull'altare a leggere praticamente un salmo, sono stata accolta da una ritratta isterica e praticamente sono stata invitata, se non scortata, dal chierichetto dodicenne fuori dalla chiesa. Ma non sapevamo mai perché l'hanno cacciata da una chiesa. Perché è stata presa da una risata isterica. Ah, lei? Sì, lei ha cominciato a ridere leggendo un salmo. Non so se è responsoriale o no, non ho mai capito la differenza. In ogni caso, l'hanno cacciata perché rideva molto forte. È ma stato guarda, un chierichetto dodicenne. Ecco, ora, mi manco, ora, forse Oracolo sarebbe stato più chiaro di lei. Sa cosa avrà commentato il giorno dopo Oracolo? Emilio da Bergamo. Eccolo, ciao. Ciao Emilio. Ciao Geppi. Come stai? Eccolo. Quanti anni hai? Ciao Geppi, ho 47 anni. Sono sposato dopo 10 anni di convivenza, praticamente è un'usucapione, non è un matrimonio. Ah, ci hai voluto riflettere prima del gesto, diciamo. Abbastanza, abbastanza. Sei in gran forma comunque, complimenti. In gran forma, cosa sei un allenatore di calcio? faccio il personal trainer, no, mi piaceva molto il vestitino con la lampo strategica. Sì, vabbè, non come è davanti, non è che tutto quello che è davanti si può usare solo perché è davanti, Emilio da Bergamo. Emilio, sei padre? No, non ho figli, non abbiamo figli. Non che tu sappia. Momentaneamente, diciamo, siamo fermati, così. Ecco, beh, a 47 anni, del resto, c'è ancora tanto sì, ormai tempo. Non ho certe risorse di cui dispongono altri, allora bene. Mi limito così, da più. Va bene, Emilio, hai del tempo ancora davanti a te. Raccontami di quella volta che avresti fatto meglio ad andartene prima. Allora, niente, mi sono fermato 10 minuti in più di quanto prevedevo in Piazza Duomo a Milano a leggere un fumetto. È scoppiata una rissa fra ragazzi ubriachi e io mi sono trovato in mezzo a questi qua che lanciavano bottiglie e la carica della polizia che tirava giù manganellate. Praticamente la scelta era bottiglie o manganelli. È un bivio che rappresenta il momento storico. Ma non sappiamo cosa ha scelto. Non sappiamo cosa, ma mi lasciano tutti così, tutti aperitivi. No, forse è anche più bello. Grandi, grandi aperitivi. Adesso che abbiamo in linea Silvio. Pronto? Buonasera signora. Chi sei? Il presidente del consiglio, Silvio Berlusconi. Allora un bel applauso al presidente. Per me chiama tutti, si è fatto prendere la mano. Presidente, come va? Come sto? C'ho tutti contro e più c'ho giudici che mi odiano.
Dai, ma non si butti giù, dai, dai, forza Presidente, un po' di animo, dai, mi racconti, le do 7 secondi per raccontarmi di quella volta che avrebbe fatto meglio ad andarsene prima. Tutte Presidente, vada. Tutte le persone che hanno ritenuto di lasciare la nostra parte politica erano persone a cui ero anche legato personalmente da anni, erano tutte persone che avevano partecipato all'inizio di Forza Italia e verso le quali io avevo un rapporto. E parla un po' con Oracolo, Silvio, che secondo me ti cade di Giuseppina.